Domenica 10 settembre. Poco fa ho ricevuto un messaggio su WhatsApp che mi segnala che oggi è la giornata mondiale di prevenzione del suicidio. E il mio pensiero è stato profondamente scosso da questo, perché è un tema che ritengo riguardi ciascuno di noi. Quando accade nel corso dell'esistenza, pensiamo di aver subito un torto dalla natura, dal destino. Le persone che ritengono di aver subito un torto, qualche volta si lasciano andare anche alla bestemmia, ce l'hanno con Dio, anche se non sono credenti. E pertanto, immaginare di poter realizzare non solo una giornata, ma un programma esistenziale all'insegna della prevenzione del suicidio ci riporta al nostro modo di gestire la conflittualità e nel caso specifico la conflittualità con ciò che ci troviamo ad avere, ciò che ci determina, il nostro corpo, le nostre relazioni, la nostra condizione economica, sociale, culturale. Qualche volta attraversata da uno sfondo di aggressività, rivolto verso gli altri o rivolto verso se stessi. Sbrigativamente si tende a pensare che il suicidio riguardi un disfunzionamento del sistema nervoso centrale, annoverabile nei quadri estremi della depressione. Sì, certamente c'è anche una componente biologica che si esprime nel desiderio di morte, una ricerca di quiete perché il tempo nel quale sei destinato a vivere ti lascia profondamente inquieto fino a scuoterti alle radici e rendere la vita insopportabile. Ma qual è l'atteggiamento esistenziale nei confronti della percezione di un torto subito dalla natura? Dall'essere stati messi al mondo in questa epoca storica, dall'aver attraversato le fasi evolutive della vita all'insegna della delusione e dell'insuccesso. Il guardarsi nello specchio e osservare che il tuo corpo non è come avresti voluto che fosse. Ti confronti con i corpi idealizzati del tempo vissuto. Ne sei molto lontano, lontana, e attraverso questa osservazione introietti una condizione delusionale rispetto all'esistenza. Sei arrabbiato. Lo descrive molto bene Alda Merini nella sua poesia sulla depressione. Il depresso è una persona profondamente arrabbiata. Sì, per carità, questo determinerà anche una espressività neurobiologica, ma non è la causa. Altrimenti, nel proclamare una giornata mondiale di prevenzione del suicidio, a che cosa ci rivolgiamo? A una identificazione precoce di un disfunzionamento cerebrale o dobbiamo rivolgerci ai meccanismi culturali che sottendono l'incapacità di gestire il torto subito o ritenuto di aver subito? E qui entriamo nel merito del nostro rapporto con la litigiosità che è sempre presente anche quando proclamiamo con forza e convinzione che siamo per la pace. Sì, ma molto spesso è una pace armata, una sospensione, una tregua rispetto alla litigiosità della vita. Siamo in guerra con una singola persona, con un gruppo di persone. Gruppi di persone sono in guerra con altri gruppi di persone, le nazioni sono tra loro in guerra e l'essere umano è sostanzialmente in guerra nei confronti di un abitare il pianeta all'insegna di un dominio che non riesce mai a realizzare fino in fondo. Ci siamo inventati la potenza della tecnica, utile, uno strumento ovviamente, ma l'abbiamo deificata.
questa potenza della tecnica e l'abbiamo trasformata addirittura in protesi rispetto alla nostra capacità intellettiva. Intelligenza artificiale, una stampella per rendere più veloce il nostro pensiero, le nostre capacità di calcolo. Come ci siamo ritrovati dopo aver fatto tutto questo investimento nella potenza della tecnica? Piuttosto disorientati, molto più fragili di quanto fossimo prima, molto più inclini a essere incapaci a mediare, indisponibili, inclini a essere indisponibili a mediare, ad aprire un dialogo. E tutta questa litigiosità la troviamo a tutti i livelli, dentro alle famiglie, dentro alle comunità locali. Pensate alla politica, luogo supremo della litigiosità, della indisponibilità alla mediazione e all'ascolto. Ci approssimiamo a una stagione politica in Europa, nella quale ci sarà una lotta di tutti contro tutti. Per quale ragione? Semplicemente per conquistare qualche posto ben remunerato nel Parlamento europeo. Ieri è andata in scena la rappresentazione del potere, i G20, quelli che vengono definiti i grandi della terra, ma quali grandi? Sono semplicemente i mediocri burattini mossi da coloro i quali non hanno mai sazietà rispetto al loro desiderio insano di potere e di denaro. Da questo sono mossi, dai potentati economici che stanno dietro le quinte. E quei documenti che formulano sono carta straccia, esattamente come hanno fatto in occasione dei meeting mondiali che apparentemente si preoccupano per il cambiamento climatico, poi trovano soluzioni abborracciate, bla bla bla, come ha giustamente affermato Greta Thunberg. Questi sono i pensieri che sono stati generati da quel messaggio su WhatsApp questa mattina, 10 settembre, giornata di prevenzione del suicidio individuale, comunitario e per certi aspetti anche un tentato suicidio di specie. Sì, perché l'Homo sapiens, pur nella sua ricchezza acquisita attraverso l'evoluzione, non formulata attraverso la sua capacità di manipolazione, nonostante abbia una coscienza, un'intelligenza, sta perdendo progressivamente la capacità di discernimento perché non sa fermarsi, non sa trovare lo spazio necessario e il tempo necessario nel quale poter esprimere un desiderio di mediazione, di ascolto dell'altro o dell'altra cosa per la quale pensi di aver subito un danno, un torto, l'altro, l'altra, la cosa in sé è il tramite di una percezione di un torto subito. Quante volte accade nelle famiglie di fronte a un comportamento dissipativo di pensare di aver ricevuto un torto e in qualche modo ci facciamo protagonisti di giudici supremi, di giudizio nei confronti dell'altro, un giudizio senza misericordia. Ti devi emendare, devi pentirti, devi cambiare, devi ricusare te stesso relativamente a ciò che hai fatto. Non c'è nessuna disponibilità di apertura al dialogo. Questa mattina, come ogni domenica, faccio riferimento al brano del Vangelo che parla proprio della litigiosità e di una modalità esistenziale particolarmente interessante sul come gestire i conflitti. Non è un'indicazione giuridica, come ci ricorda Enzo Bianchi nel suo commento, è semplicemente un invito alla misericordia, alla mediazione, alla relazione laddove è avvenuto qualcosa che ha a che fare
con il torto, tenendo presente sempre che comunque, in qualche modo, finiamo tutti per avere torto. Chi ti ha fatto subire qualcosa ha torto, ma tu che non sei disponibile ad aprire un dialogo, non solo con quella persona, ma anche coinvolgendo altri a essere testimoni e poi progressivamente l'intera comunità locale e l'intera società. Apertura. Questa è la precondizione di un dialogo autentico. Questo è il luogo vero, autentico, dove possiamo formulare un programma educativo nel quale si fa concretamente la prevenzione del suicidio, che è il punto estremo della violenza rivolta a se stessi, senza nessuna possibilità e disponibilità alla mediazione. Ma per poter mediare dobbiamo imparare a meditare e trascendere. Senza trascendenza non è possibile la meditazione e questo ci porta inevitabilmente all'apertura dello spirito, del cuore, dell'intelligenza alla realtà non giudicante della misericordia. Sono concetti, per carità, che possono anche essere considerati astratti, troppo elevati. Ma l'essere umano, indipendentemente dal grado di acculturazione o di scolarizzazione, queste cose è in grado di comprenderle. Chi si rifugia nel fatto che, ah, ma io non sono andato a scuola, non conosco questi concetti, non faccio filosofia, sono molto terra a terra e concreto. No, questo è un modo per sfuggire ai problemi. Andare al ribasso rispetto alla necessità di un coinvolgimento anche personale. Capita spesso che quando si legge qualcosa non si capisce. Rileggiamolo insieme. Non rifugiamoci nella non comprensione come uno scudo attraverso il quale non ti fai perturbare. È una tematica che è sempre più presente nel tempo di internet. Stai sui social tutto il giorno. Ti fai ingannare e inganni. E poi se ti si presenta un documento nel quale sei chiamato a pensare, ti ritrai. Non fa per me, sono una persona semplice. No, non sei una persona semplice. Sei una persona che sta eludendo, più o meno intenzionalmente, al fatto che la vita complessa è parte costituente di te stesso e cerchi di cavartela sbrigativamente con quelle soluzioni semplificate attraverso le quali formuli una linearità che finisce per essere sostanzialmente accusatoria, rancorosa, relativamente ai torti che ritieni di aver subito. In parte li hai anche subiti perché non essendo andato a scuola, non avendo un'appartenenza di classe particolarmente elevata, è molto probabile che tu sia stato anche sfruttato ed emarginato. Ma non metterti in questa posizione dell'emarginato che chiede il risarcimento attraverso la rancorosità. Sei chiamato a lottare per rompere qualsiasi condizione di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. E la via maestra per superare questo sfruttamento non è la violenza, è la conoscenza, perché solo attraverso la conoscenza possiamo difenderci da tutti coloro i quali vogliono sfruttare la nostra ignoranza per arricchirsi. Lo hanno sempre fatto i tiranni, i re, lo fanno i governanti. Non ci tengono particolarmente che le persone possano pensare con la loro testa. Preferiscono i meccanismi della propaganda, della manipolazione e della demagogia. E il popolo molto spesso trova conforto nella demagogia e nella propaganda, facendosi corresponsabile anche dello sfruttamento su se stessi, una sorta di suicidio esistenziale nel quale ti annulli beatamente e con rancore. Sembra una contraddizione di termini, ma è quello che accade nella nostra cultura contrassegnata da quelle che sono state definite le democrature, le apparenti partecipazioni e contemporaneamente
la realizzazione di sostanziali e inedite dittature che si avvalgono anche della potenza della tecnologia. Ma vediamo il brano del Vangelo di oggi. Vedete, giornata mondiale della prevenzione del suicidio, apriamo un ragionamento che sia oltre la psichiatria, che collochi il disagio spirituale della popolazione oltre i confini ristretti della potenza di una tecnica professionale. Si prenda la psichiatria, la medicina, i saperi professionali, li si includano all'interno di una dinamica di trasformazione culturale. I saperi professionali non vanno messi fuori dalla porta. Vengono invitati a essere al servizio del cambiamento della cultura, evitando qualsiasi funzione di controllo sociale e custodialista, perché il custodialismo e il controllo sociale sono in funzione del potere dominante, ma la conoscenza è antitetica a qualsiasi forma di potere che si costituisca nella logica del dominio, dell'oppressione e della colonizzazione delle coscienze individuali e naturalmente delle altre culture. Viviamo nella bellezza di una grande diversità che è biologica e culturale allo stesso tempo. Vi leggo il brano del Vangelo e poi il commento che ne fa Enzo Bianchi. Portate pazienza soprattutto della mia difficoltà di lettura. Accetto la mia condizione di vista per quello che è e cerco in qualche maniera di destreggiarmi aumentando la grandezza dei caratteri. Questo rallenta la lettura. Portate pazienza, eventualmente usate questa riflessione come un Valium se soffrite un po' di insonnia. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui, tra te e lui solo. Pensi di aver ricevuto una colpa? Vai dal tuo fratello, lo ammonisci in modo riservato, non farne chiacchiericcio, non cominciare a rinchiuderti nel vittimismo. Vai e ammoniscilo, trova il coraggio per farlo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. La finalità non è avere ragione, ma guadagnare il fratello. Questo è il punto fondamentale. Avere ragione significa additarlo come colpevole. Qui c'è la costituzione di una relazione d'amore con una persona rispetto alla quale hai ricevuto un torto. Una persona alla quale attribuisci, e forse è anche vero, una colpa. La finalità è guadagnare un fratello. Può accadere che non ascolti. Se non ascolterà, prendi allora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. C'è un allargamento a questo punto. Apriamo un dialogo, non più tra due persone. Un dialogo aperto con dei testimoni esterni al contendere. Si dispiega la parola in questo modo, si incomincia a parlare. Se poi non ascolterà costoro, vedete, non ascolta, non sta ascoltando te, costoro, dillo alla comunità. Apri ancora di più, non chiuderti nella rancorosità della vittima. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Prendi le distanze. Il pagano e il pubblicano. Qui vi è sostanzialmente una paradossalità perché Gesù ci ricorda molto spesso che lui è venuto per i pagani e per i pubblicani. Levi, l'esattore delle tasse, il pubblicano, non lo
non mandi il fratello che non si pente, non riconosce il suo torto, fuori dal consorzio umano. Lo metti nella condizione di un pubblicano e un pagano al quale prioritariamente viene formulato l'invito alla salvezza. Un passaggio questo molto difficile perché noi siamo tentati quando ci facciamo protagonisti di esclusione, di allontanamento, di considerare l'altro meno che una persona, molto meno. In verità, io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. È un'assunzione di responsabilità che viene qui formulata, donata agli esseri umani che sono liberi di legare e sciogliere, ma attenzione, a partire non da una dimensione giudicante, ma da una disponibilità al dialogo, all'apertura attraverso gli strumenti della misericordia, del perdono, della riconciliazione. In verità, io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, ma la precondizione per concedere è una riconciliazione, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. È qui una formulazione di un messaggio di salvezza profondamente incarnato. Non siamo di fronte a una religione metafisica, siamo di fronte a un messaggio radicalmente ecologico, ecologia profonda, radicale, e che ci invita a fare i conti ovviamente con la nostra condizione umana. La quale è caratterizzata proprio da questa capacità o incapacità di essere formulatrice, la condizione umana, di necessaria negoziazione e mediazione, non per escludere, ma semplicemente per cercare di riconquistare coloro i quali riteniamo colpevoli e a noi, a nostra volta, possiamo anche trovare le condizioni per essere coscientemente colpevoli di qualcosa che abbiamo fatto. Lì dobbiamo accogliere la dimensione dialogica della riconciliazione. E qui troviamo ovviamente anche, forzando un po' la mano, mi rendo conto, la necessità di avviare processi culturali nei quali tutte le persone si sentano in una comunità nella quale impressione di aver subito i torti dagli altri o dal destino o dalla natura, possa far sì che siamo educati alla negoziazione e alla riconciliazione. Questo è lo strumento vero e autentico per dare concretezza anche a questa giornata di prevenzione del suicidio, l'apertura del dialogo, esemplificato a mio parere, proprio da quella realtà delle comunità relazionali, dei club nati intorno alle problematiche alcol-correlate, ormai sempre più estese a tutto l'universo delle condizioni del disagio spirituale, comunità che dovrebbero testimoniare come sia inscindibile la partecipazione a un processo di educazione ecologica continua. Pertanto, a mio parere, quando si propone un programma, dovrebbe essere una proposta esaustiva e comprensiva sia della relazionalità dell'incontro settimanale del club, sia anche nell'offerta perseverante, continua e senza limiti di tempo di un'educazione continua alla riconciliazione e alla negoziazione, alla misericordia e all'abbandono di qualsiasi prospettiva giudicante ed escludente. E così commenta Enzo Bianchi il Vangelo di oggi. Nel capitolo 8 del Vangelo secondo Matteo leggiamo diversi insegnamenti di Gesù riguardanti la vita della sua comunità. È un insegnamento comunitario.
buone pratiche comunitarie, la comunità cristiana e io spero la comunità umana. L'Evangelista li raccoglie e li aduna qui per consegnare ai cristiani, all'umanità, degli orientamenti in un'ora già segnata dalla fatica della vita ecclesiale, nella fattispecie delle prime comunità cristiane, tra fratelli e sorelle, ma c'è una fatica anche nella vita comunitaria non ecclesiale, perché vi è un ampio conflitto nelle nostre comunità, che poi si esterna nella sintomatologia della violenza etero e autodiretta. Aumentano gli omicidi, aumentano i suicidi. E c'è una correlazione tra questi due eventi tragici. Aumentano anche le guerre e la forza devastante della guerra, che è sostanzialmente un omicidio legalizzato. Non dimentichiamocelo. Ci strappiamo le vesti, cerchiamo leggi piuttosto severe, è giusto farlo nei confronti dell'omicidio, ma siamo troppo benevoli nei confronti della guerra, che è a tutti gli effetti un omicidio. Non ci sono specifici crimini contro l'umanità. Chiunque insceni e conduca una guerra è un criminale, è un omicida e necessita ovviamente di essere punito per questo. Ma punito, per quello che possiamo imparare dalla lettura di questo brano del Vangelo, nella dimensione della riconciliazione, della misericordia e della costruzione di ponti di pace. Ma attenzione, è un omicidio la guerra. Da rivalità e patologia di rapporti tra autorità e credenti, nella fattispecie di questi passaggi del Vangelo di Matteo. Il messaggio centrale di questa pagina indica la misericordia come decisiva, assolutamente necessaria nei rapporti tra fratelli e sorelle. La misericordia, che non è una forma edulcorata di sentimentalismo, è piena disponibilità a porre mano alla nostra coscienza intima, non solo razionale, anche emozionale e sentimentale. I pochi versetti proclamati in questa domenica vogliono indicare la necessità della riconciliazione sia nel vivere quotidiano sia nella preghiera rivolta al Signore vivente. Ecco allora la prima parola di Gesù: se tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello. In verità, questa sentenza di Gesù è attestata nei manoscritti in due forme. Quella breve, che parla di un fratello che pecca, cioè che compie un peccato contro le esigenze cristiane, contro la legge. E quella lunga che specifica contro di te, ipotizzando un'offesa personale. Nel primo caso la direttiva sarebbe ecclesiale, se hai peccato nei confronti delle consuetudini stabilite dalla legge. E dunque si tratterebbe di un preciso comportamento da viversi come chiesa. Nel secondo caso, Gesù si riferirebbe alla riconciliazione fraterna in caso di dissidio o offesa. La tradizione italiana ufficiale opera per questa seconda lettura, ma sia l'una sia l'altra versione sono accentuazioni diverse di un'unica verità, perché il peccato
intravisto è comunque un peccato grave che impedisce la comunione fraterna. Il commento di Enzo Bianchi è particolarmente significativo, lo potete trovare nel blog, ma mi fermo qui nella lettura del commento. Dunque oggi sia una giornata attraverso la quale ci predisponiamo, a partire da domani, dall'incontro del club giovedì, l'incontro della scuola, domenica, il seminario. Ci predisponiamo ad approfondire un tema fondamentale, il nostro rapporto con i nostri destini, con la nostra assoluta e parziale, perché è assoluta e parziale, autonomia, con la sorte che ci è stata data, non l'abbiamo scelta. Noi scopriamo le nostre inclinazioni relativamente a ciò che ci accade intorno. Scopriamo la nostra rancorosità, la nostra aggressività, il nostro desiderio di giudicare l'altro, escluderlo, emendarlo, trasformarlo. La misericordia non prevede tutto questo. La riconciliazione è il superamento di qualsiasi livello di conflittualità, ma non possiamo lasciare la conflittualità alla spontaneità oppure all'agire di un potere supremo, il quale attraverso la durezza della legge cerchi in qualche modo di emendarti, oppure a un potere professionale, il quale, grazie al fatto che può esercitare un potere anche di contenimento, murario o farmacologico, non lasciamo il potere, perché alla psichiatria, perché questo significherebbe delegittimare la psichiatria dal suo compito, che dovrebbe essere quello della tutela e promozione della salute mentale, che significa accogliere il disagio esistenziale in termini non riduzionisticamente interpretati attraverso il biologismo, l'organicismo. Il problema è nel tuo genoma o nel tuo sistema nervoso centrale. C'entra anche il sistema nervoso centrale, c'entra il genoma, ma tutto questo deve essere incluso nella complessità della vita. Abbiamo estremo bisogno, credo, soprattutto come realtà di club, come realtà che dichiara di agire sulla base dell'amore, la solidarietà, l'amicizia e il rispetto della diversità, e che afferma di avere una visione, pur limitata in quanto esseri umani, ma comunque sempre all'insegna della spiritualità, dell'ecologia radicale e profonda. Se veramente crediamo in questo, e se non chiudiamo gli occhi di fronte all'evidenza oggettiva delle litigiosità tra le persone, li apriamo, ci predisponiamo ad affrontarle in maniera radicalmente diversa, a partire dalle esperienze strettamente personali. È una grande occasione quella che ci viene offerta oggi, anche dalla lettura di questo brano del Vangelo, un'occasione per dare la disponibilità a essere protagonisti di un processo di riconciliazione necessario, che richiede tempi lunghi, che richiede apertura di un dialogo, non isolamento. Non vado in un gruppo di persone, queste sono risposte che sentiamo ripetere di fronte al fatto che mio figlio o mia figlia si sono comportati male. Che sia punito, che sia curato, che è un'altra sfumatura nel caso della salute mentale, della punizione. Vi è una grande contraddizione in questo intreccio tra punizione e cura, che fa perdere di vista uno degli aspetti fondamentali della cura, che è la creazione della relazione d'amore. Quella che noi chiamiamo psicoterapia è un esercizio fondamentale tra due persone o in un gruppo di persone nel quale possiamo porre mano alla parola, al dialogo, alla riconciliazione. Lo psicoterapeuta non è colui il quale trasforma l'esistenza degli altri, ma entra in una dimensione dialogica, la terapia del dialogo, che poi trova conforto nella presenza di una cultura della relazionalità interpretata proprio da quelle comunità che
relazionali che sono state chiamate club. E questa denominazione di club nasce dal secondo dopoguerra, quando Joshua Beer in Inghilterra formulò l'esperienza dei Therapeutic Social Club, che apriva una nuova prospettiva relativamente al disagio esistenziale, che apriva le precondizioni per una radicale riforma dell'organizzazione della psichiatria, che sconfinava dalla psichiatria stessa, aprendosi alla realtà comunitaria. Oggi abbiamo un estremo bisogno di una riconciliazione comunitaria che ci faccia ritrovare la strada della riconciliazione tra fratelli e sorelle e tra fratelli e sorelle, e la dimensione della delicatezza e della ricchezza della natura che è in noi e è in relazione con noi. Buona domenica a tutte e a tutti.